Cari amici, buonasera, mercoledì 21 dicembre, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 375. Bene, manca pochi giorni al Natale, allora vorrei approfittare non solo dei ringraziamenti alla regia con Mauro e alle camere con Giovanni Rossi, ma anche tanti tanti auguri e naturalmente uniamo la regia alle camere, uniamo tutte segretaria di produzione, tecnici, il commerciale, l'amministrativo, insomma tutto GRP, compreso ovviamente il nostro presidente. Bene, adesso io vorrei subito fare anche gli auguri e i complimenti a Giorgia Morano del Custorino, che ha vinto la Pisa Marathon in 2:47:10 davanti a Claudia Gelsomino del Palzola 2:50:29 con 1392 classificati e nella mezza 1397 con vittoria del Valsusino Paolo Gallo 1:11:33 e seconda donna Giovanna Caviglia del Brancaleone 1:22:29 e complimenti a Mario Rasin Marouin, una volta adesso è Mario perché è italiano, e Sergio Policarpenco, una volta era Sergio e adesso è Sergio del Custorino, che il 7 gennaio esordiranno nel Team Europe al Cross di Edimburgo contro gli americani e gli inglesi. Rasin adesso gareggia per l'esercito, ma come Policarpenco anche lui è cresciuto nel Custorino, un sodalizio che nei giorni scorsi ha compiuto il 70° anno di attività dalla fondazione, ovviamente festeggiando l'avvenimento alla Reggia di Venaria nel prestigioso salone Diana. Questa sera con noi non poteva mancare Riccardo Delicio, presidente del Custorino. Buonasera a tutti voi. Ricordo, la polisportiva più grande d'Italia. Lui è presidente a 43 anni dal 15 novembre del 1999. Pochi mesi dopo che era mancato Primo Nebbiolo. Bene, facciamo un po' di storia da allora. Il Custorino è nato nel 46, proprio l'anno di nascita, poi un anno di presidenza di Filippo Arrigo, poi subito subentrato Primo Nebbiolo, che era stato già ex atleta oltretutto. E la sua presidenza è durata dal 47 fino al giorno appunto della morte, il 7 novembre del 99. E tu sei entrato a far parte nel 69 in pratica al Custorino e poi da allora non sei mai più uscito. Raccontaci qualcosa di questo. Ma sì, una bella storia di vita iniziata da ragazzino, dove una professoressa mi ha portato a fare le prime prove di atletica leggera, la professoressa Collino, ho cominciato a fare il salto in alto e beh, da lì è iniziata la mia storia al Custorino. E devo dire, forse ho avuto molte opportunità per andare da altre parti, a fare l'atleta da altre società, piuttosto che nella mia storia con Primo Nebbiolo poter andare a lavorare alla IAF o alla FISO, a seconda di come in quel periodo avevo rapporti con lui. Ho sempre avuto questa vocazione di poter rimanere al Custorino, di continuare a lavorare per il nostro territorio, per la mia università, e oggi, dopo 40 anni, credo di poter dire sicuramente di essere una persona serena, contenta di quello che ho fatto, e mi auguro che poi il tempo sarà galante a dire se ho fatto bene o se potevo fare meglio. E comunque è un'eredità pesante, perché ricordo che l'anno scorso, per esempio, gli impianti Cussini hanno registrato 500.000 partecipazioni, studenti e cittadini Passaggi. Torinesi ovviamente, e gli agonisti tesserati nelle 23 discipline, perché ci sono tantissime discipline, sono oltre 3.000. Un impegno che fa tremare i polsi. Beh, direi intanto io sicuramente da presidente rappresento una squadra straordinaria, sia dipendenti, sia dirigenti, sia tecnici ed atleti. Credo che posso valutare circa 500 persone che lavorano all'interno del Custorino e questo insomma mi permette di avere una squadra straordinaria che anche nei momenti difficili trovo sempre dietro di me. E poter capitanare queste persone che hanno dei valori straordinari mi permette di affrontare anche difficoltà, a volte complicate, legate alla condizione economica, di rapporti con le istituzioni, di rapporti con le persone. Insomma, è una bella palestra di vita che oggi mi permette di poter dire che anche all'interno della mia famiglia, la mia splendida famiglia che mi vuol bene, di avere sempre la possibilità di credere che ogni giornata che mi alzo, in cui mi alzo e posso lavorare per i giovani, per lo sport, mi gratifica. Perciò, insomma, sono io che dico grazie.
ci sono stati altri anniversari, 50esimo, 60esimo, che sono stati comunque sempre festeggiati, però quest'anno hai fatto veramente le cose in grande. Come ti è venuta? Non è un'idea, perché è un'emozione più che altro, questo 70esimo nel Salone Diana alla Reggia di Venaria. Ma tra l'altro abbiamo alcune foto proprio che documentano questa bellissima serata. E questa... Beh, devo dire che... Intanto la prima idea iniziale era il Palazzo Zacchi, poi dopo parecchi sopralluoghi avevamo capito che era complicato poterci organizzare e allora insomma ho pensato che forse il Custorino e la storia del Custorino meritavano anche una location straordinaria come Venaria. Col dottor Turetta sono entrato subito in sintonia, ci ha aiutato a creare le condizioni per fare una grande festa, un grande gala, portando tutto il sistema universitario a conoscere la storia del Custorino, aver avuto quattro rettori presenti, tutto il mondo accademico, prorettori, vicerettori presenti, con la storia del Custorino che è andata da persone di 90 anni che hanno giocato campionati di rugby ad altissimo livello, a Livio Berruti che è stato premiato come atleta dei 70 anni del Custorino, a Gianni Lanfranco come giocatore di squadra, la Clippan, lo sponsor che ci ha gratificato in questi 70 anni come Boglione con robe di K. È stato un momento davvero di grandissima emozione e aver visto persone commosse e dell'evento e ancora gli attestati che abbiamo ricevuto subito dopo e nelle settimane successive. Devo dire che oggi sono molto contento di aver scelto quella location, di aver trovato le forze e le energie economiche per poterlo realizzare e devo dire che insomma è servito ad arrivare a festeggiare un 70esimo anno per dare lo sprint per ricominciare a lavorare per altri 70. Io penso che non sia voluta diciamo questa concomitanza, però l'ultima volta che io ho avuto l'onore di intervistare Primo Nebbiolo è stato proprio nel Salone Diana, perché la presentazione dei mondiali di cross al Valentino si era proprio tenuta lì in occasione proprio della prima inaugurazione, e anche un omaggio così sotto una forma diversa. Devo dire che questa città è straordinaria, abbiamo una città a forte vocazione universitaria con delle location straordinarie, e una voglia e un fermento di gioventù bellissimo. Il fatto di avere due università con 100.000 universitari mi permette di avere un sensore su quello che i ragazzi cercano, hanno voglia di fare, le loro sensazioni, anche perché poi il futuro del mondo sono loro. E noi col servizio sport oggi all'interno dell'università abbiamo qualificato anche la loro vita con delle attività sportive che non sono solo l'atletica, non sono solo il rugby, sono davvero tantissime attività che vanno anche dal paracadutismo al nuoto. Beh, credo che aver partecipato attivamente a far credere al sistema universitario che lo sport è altamente formativo, che lo sport è integrazione e socializzazione, ci permette di pensare di essere sulla strada giusta. Naturalmente da dirigente sportivo amo la prestazione, credo e voglio continuare a lavorare per l'atletica leggera, e insomma questa trasmissione è legata all'atletica leggera, perciò questo mi fa onore essere presente qua con te. A proposito dell'atletica leggera, il mitico meeting di atletica di Torino, è un po' di tempo che non siamo più abituati ad andarlo a vedere, qui è una clip del 2005 e Primo Nebbiolo, che ha capito quanto fosse importante che gli atleti di sport minori avessero la possibilità di ricevere dei guadagni importanti attraverso lo sport per non rischiare di restare con un pugno di mosche poi quando è terminata la loro carriera, e lui credeva molto in questa manifestazione. Adesso ahimè ci manca da qualche anno. Devo dire, io ho fatto grandi sforzi per fare questo meeting, c'è stata molta gente dell'atletica piemontese che pensava che lo facessi per arricchirmi, adesso che l'atletica non, insomma, io non me la sento più di impegnare energie non solo economiche ma di tutta una struttura del Custorino, spero che chi gestisce l'atletica leggera, chi ama l'atletica leggera, trovi la forza e tutto quello che bisogna fare per poter riportare a Torino un grandissimo evento. Naturalmente, qualora ci fossero le possibilità, il Custorino cercherà di fare la sua parte, e naturalmente in questo momento, se devo fare dei piccoli o grandi sforzi, cercherò di farli per un trofeo giovanile
legato a Primo Nebbiolo, perché ha sempre pensato che comunque lo sport dovesse avvicinare i giovani all'atletica leggera, e in questo senso mi sento in dovere di fare ancora qualcosa, e ci cercherò con quello che abbiamo all'interno del CUS di provare a pensare a qualcosa di particolare che possa ricordare intanto Primo Nebbiolo in una città come Torino, di avere questo lo stadio Primo Nebbiolo, che è veramente una bella bomboniera per l'atletica leggera, e mi auguro che il futuro di questo stadio possa passare proprio per un monoservizio o per, comunque per una gestione del comitato regionale che possa rendere questo davvero la nostra Mecca, la nostra chiesa, per poter continuare a far fare atletica leggera, per organizzarla. Beh, insomma, questo è un sogno e mi auguro che nel prossimo futuro si possa realizzare. Intanto vorrei far notare le gradinate che sono gremite, e a questo punto, visto il successo che ha sempre avuto questo meeting, non dovrebbe a tuo parere intervenire anche a livello nazionale? Perché io penso che comunque tutti gli altri meeting che ci sono in giro per la nostra penisola comunque abbiano dei supporti da parte della FIDAL nazionale. Ma no, credo che poi alla fine sono i territori che devono far diventare interessanti gli eventi. Poi la federazione cerca di fare quello che può con i diritti televisivi, piuttosto che portando gli atleti della nazionale ai meeting. Devo dire che negli ultimi 2 anni comunque un po' di abbandoni ci sono stati. Credo che anche il meeting di Rieti abbia grandi difficoltà. Insomma, non è più tanto facile organizzare. E ripeto, non è solo una questione economica, è anche una questione di rapporti istituzionali all'estero con i manager, con la IAF. Beh, queste sono cose che purtroppo sono difficilissime da costruire quanto sono facili da perdere. Beh, noi abbiamo fiducia, siamo fiduciosi, speriamo e auguriamocelo questo gradito ritorno. Per adesso un minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in corsa di mercoledì 21 dicembre. Riccardo, 3 mesi dopo che eri stato eletto presidente del CUS Torino, ovviamente, tu che sei sempre stato un purista dell'atletica, hai sempre specificato atletica con la A maiuscola, ti sei poi contaminato con la corsa su strada, organizzando nel 2000 la prima mezza maratona insieme al vituperato Mauro Tricerri, che però ricordiamolo sempre vituperato perché è stato sempre criticato un po' di qui, un po' di là, nel bene o nel male, però è stato l'artefice del salvataggio del motovelodromo di Corso Casale, che proprio in questi tempi di nuovo chiacchierato, buttiamolo giù o facciamo altro. E a quei tempi era, guarda caso, in disfacimento, e questo è stato un evento che l'ha salvato in un certo senso. Guardiamoci questa clip, è datata 14 gennaio del 2000. Nelle difficoltà nasce la solidarietà, e a un certo punto chi l'avrebbe mai detto vedere Riccardo Delicio e Luigi Chiabrera a braccetto per riaprire il Palavela? Ma sai, io credo che questa qui cominci a diventare una storia. Io con Luigi ho sempre avuto un ottimo rapporto, credo che lui faccia bene il suo mestiere di imprenditore dello sport. Io credo di avere un curriculum diverso dal suo, credo che di venire dall'atletica vera. A 13 anni facevo atletica leggera, non ho mai tradito questo sport, amo l'atletica leggera e posso garantirvi che farò di tutto perché l'atletica leggera continui ad avere questo panorama e questo palco di prima attrice nello sport, diciamo, mondiale. Naturalmente a Torino potremmo fare quello anche solo poco, ma cercheremo di farlo. Mi sembrava importantissimo incontrare Luigi per il Palazzo Vela. Sentivo dire da più parti che il Palazzo Vela rischiava di cambiare addirittura
locazione, cioè proprio destinazione di dovevano usufruirne sportiva, sportghiaccio presenti anche so tu. Che Luigi si sta dando da fare perché invece nel progetto ci sia ancora il posto per l'atletica leggera, e questo credo sia molto molto importante. Il Custorino d'altra parte aveva già chiesto di poter organizzare questi campionati indoor, ci sono stati assegnati, credo che da qua parta per la prima volta un campionato nazionale universitario, che è un anello che mancava a questa catena di sport universitario. Posso garantirvi che a Torino ci saranno 25 CUS presenti, ho saputo proprio oggi che arriverà anche Palermo, perciò credo che al Palavela questa volta ci sarà tutta l'Italia. Naturalmente questo rapporto difficile con la FIDE al nazionale esiste, credo che siano stati veramente poco sensibili nei nostri confronti, ma sicuramente nei confronti dell'atletica leggera. Non possono pensare a salvare un bilancio risparmiando 50 milioni, credo che posso confermare che la nostra federazione sia ancora una delle più ricche del mondo, e perciò molto probabilmente era giusto che trovassero la maniera per poter far fare atletica leggera indoor a Torino a tutto il panorama sportivo del nord. Ci fosse stato Primo Nebbiolo ancora? Pensi che le cose sarebbero risolte diversamente? Non voglio neanche pensarci che... O una bestemmia. Ma io direi che non posso pensare che uomini di sport, uomini che conducono una federazione, possano pensare che in questo momento, non avendo Nebbiolo a Torino, tutto è più semplice. No, anzi, dimostreremo che invece qui da Torino l'impulso per l'atletica italiana è fortissimo. Credo che ognuno nel nostro settore sta facendo molto bene, Luigi nell'ambito delle sue gare, io credo in questa idea, in questa mezza di Torino, nel meeting stesso, che mi auguro diventi veramente un Nebbiolo Day. So che il Comune si sta adoperando perché il parco possa essere intitolato a Primo Nebbiolo, questo ci fa grande onore, credo faccia grande onore a questa città che ha avuto molto da questo presidente, che molto probabilmente scopriremo solo col tempo che ci mancherà, e perciò già fin d'ora stiamo cercando di lavorare per questo meeting in maniera da portare a Torino dei grandi atleti. So che il Comune, Regione e Provincia ci stanno aspettando al varco, ci vogliono aiutare. E sicuramente ci sarà anche la IAF con noi, e questo ci onora. Ma ti pesa questa eredità o no? Ma sai, l'eredità è pesantissima. Io poi ho vissuto, credo anche con grande tristezza, questa scomparsa. Questo presidente per me era un qualcosa di più rispetto ad altri che forse lo vedevano come un grandissimo dirigente, per me era veramente un padre putativo, e perciò quello che sto cercando di fare al CUS è sicuramente anche in onore suo. E stiamo cercando di affrontare uno per volta i problemi che abbiamo, non sono pochi. Bene, penso che tu sia emozionato a vedere queste cose, e devo dire, tu non sapevi di questa sorpresa e il tuo pensiero non è cambiato da tanti anni fa, ripeto, questa era una clip del 2000, perciò sono passati 16 anni, però i problemi sono sempre quelli sul tappeto, difficoltà nel gestire, ecco, però io ti devo chiedere, questa mezza maratona che allora si svolgeva appunto, si partiva dal motovelodromo e poi si ritornava su due giri, bloccando un po' la città, lì ti hai ripreso tante critiche, però la mezza maratona attuale, moderna, non ritorna o no? Bah, credo, devo dire che proprio la storia della nostra città, con l'invenzione da parte del Custorino della Maratona di Torino, che poi invece l'anno dopo è stata organizzata da Chiabrera, abbia poi creato però un movimento organizzativo interessante. Guarda che questa è del 2008. Che ha portato a sviluppare anche organizzatori di più eventi, perciò credo che quello che abbiamo provato a fare ha dato dei risultati. Oggi ci sono degli ottimi organizzatori, credo di poter dire che personaggi come Giannone, Rastello, la nuova formula della Maratona di Torino, cioè persone che hanno inventato qualcosa di molto interessante in una città, perciò il Custorino che non fa questo per business o per sopravvivere, credo che sia giusto che la professionalità di quelli più bravi sia gratificata, cercando di liberare degli spazi.
Devo dire che se devo immaginare domani di... vedo anche Ciavarella che mi fa piacere perché adesso allena al Custorino, e devo dire che un piccolo sentimento ce l'ho, forse un giorno o l'altro, se troverò di nuovo gioia di partecipare, organizzare casomai il cross del Buon Natale in via Paneti, in una zona che ho visto riqualificarsi in questi 40 anni e oggi è veramente una zona con un bellissimo parco. Io ti chiederei di non bruciarmi le domande, perché questa domanda te la dovevo risparmiare. Scusa, cioè, per l'ultima parte, che parleremo diffusamente anche di cross, perché proprio di questo ci manca. Comunque la mezza maratona di Torino, credo che addirittura qualcuno abbia usato lo stesso termine nella sua organizzazione, perciò le cose stanno funzionando ed è giusto che sia così. Però, nonostante queste concomitanze, però vedi, qui c'era stato un grandissimo successo. Assolutamente. Ho preso a caso un filmato, e questo è appunto, ripeto, del 2008, però ci sono state edizioni, quasi tutte le edizioni. Questa è una mezza maratona da meno di un'ora, perciò erano già anche atleti che Canova portava a Torino, che erano straordinari. Guarda, questa è stata vinta da Rugut in 1:04, perfetto, secondo la Maci 1:05 e terzo Migidio Burifa, che ricordo è stato campione italiano, 1:05:08, e anche in campo. Beh, noi abbiamo sostituito questa gara tecnicamente molto valida, perché è organizzata anche tecnicamente bene, con una gara che oggi organizziamo molto bene, che è il Just Woman I Am, che organizziamo proprio per avvicinare l'attività fisica all'alimentazione e alla prevenzione utilizzando lo sport, che è il farmaco che davvero ha bassissimo costo, addirittura zero costi, può aiutare la sanità a risparmiare tantissimi. Guarda, perfino Sergio Chiamparino ha preso spunto da questa gara per poi arrivare presidente della regione. È stato un grande tifoso del Custorino ed è un grande tifoso del Custorino, dello sport universitario, cioè questo mi onora, perché lui è davvero una persona che partecipando agli eventi creava anche storia. Perciò devo dire che questo Just Woman I Am è la nostra attività sportiva legata proprio all'atletica leggera. Insomma, mi auguro che abbia il successo che merita, perché l'altro anno 11.500 partenti, quest'anno insomma, cerchiamo di fare meglio, e mi auguro che anche in questo senso il Comitato regionale possa prendere questo evento non tanto come evento amatoriale, ma come evento di un messaggio di cultura sportiva, di avviamento all'atletica leggera sia a livello giovanile che assoluto che master. Credo che queste sinergie possano far bene anche al movimento dell'atletica, ai rapporti tra le persone, insomma avremo modo di parlarne. Vorrei concludere anche con il risultato femminile di questa edizione, perché aveva vinto Jana Hanan 1:15, seconda Marcella Mancini in un'azzurra 1:17 e terza addirittura Catherine Bertone, che è stata recentemente alle Olimpiadi, 1:19 allora aveva impiegato, e poi c'era stato anche in abbinamento, allora era il settimo Memorial Domenico Carpanini, al quale tu eri molto legato anche. Perciò è un ritorno che molti, specialmente noi stradisti, auspichiamo, perché che se ne dica, era un bellissimo tracciato, proprio in pratica in Torino veramente, poi la partenza sul corso, però l'arrivo in pista è sempre, sempre avvincente. Tra l'altro la pista adesso è in buone condizioni? Assolutamente sì, devo dire che, ripeto, lo stadio Nebbiolo è davvero una bomboniera dell'atletica italiana, e novità può essere che nel giro di qualche anno anche il Custorino cercherà di rinnovare la sua pista, perché è una pista voluta fortemente da Nebbiolo, e insomma in questo momento in cui stiamo pensando di riqualificare tutti gli impianti sportivi, credo che anche la pista di atletica potrebbe essere molto molto interessante. E anche qui noi siamo fiduciosi, ahimè forse non tanto, anche perché pensiamo sempre alla vicenda della pista indoor smontata del Palavela, e adesso sarà da qualche parte magari, o qualcuno ne avrà fatto legna da ardere. Non pensiamoci, un minutino di pubblicità, aspettateci.
Ben ritrovati, terza parte di mercoledì 21 dicembre. Bene, sabato scorso si è svolta la festa dell'atletica torinese abbinata a quella dei campionissimi UGI. Nell'occasione abbiamo intervistato Piero Proglio che dopo 34 anni al comando dell'atletica torinese non si ripresenta alle prossime elezioni che avverranno, vi ricordo, l'11 febbraio. Vediamo l'intervista. Piero Proglio, presidente della FIDAL provinciale di Torino. E ahimè devo dire anche presidente uscente, perché le voci di corridoio ci dicono che non ti candidi più. È vero, perché a prossimo febbraio faccio 34 anni di federazione e credo che sia ora di mollare un po', però mi vedranno sempre finché il buon Dio mi dà la salute a lavorare e organizzare per l'UGI finché posso. Ecco, allora precisiamo subito che la premiazione, la giornata di premiazione inizierà proprio con i campionissimi UGI, poi seguiranno tutte le categorie giovanili del settore promozionale. Una bella giornata con la sala come al solito, come tutti gli anni, gremitissima. Però questo dei campionissimi UGI è una novità. Ma io ho voluto fare i campionissimi perché campione si dice quando normale, no? Oramai. Ma campionissimo vuol dire che questa gente che è premiata ha fatto una cosa molto importante. Abbiamo aggiunto issimi per far sì che staccarsi dalle cose normali. Posso aggiungere che anche tu non sei un presidente, non sei stato un presidente, sei stato un presidentissimo. Lasci con commozione. Sono stata una persona normale, adesso lasciamo il posto a qualche giovane, io cercherò di essere nel giro, magari con qualcuno che ha voglia di organizzare il secondo trofeo Corri per l'UGI. Così possiamo far sapere alla gente che esistono queste cose molto importanti. E tu lasci il testimone a qualcuno che sicuramente sarà più giovane. Cosa suggerisci? Cosa lo inviti a fare? Invito a essere il presidente di tutti, perché lascio una provincia molto importante. Con tutto il rispetto per le province della regione, ma Torino è Torino, da sola fa il 60% di tutta la regione, perciò bisogna farsi rispettare, rispettare la provincia di Torino, rispettare il settore master, il settore giovanile e naturalmente l'atletica in genere. Questo servizio va in onda mercoledì, che avrà come ospite importante Riccardo Delicio, il presidente del CUS Torino. Lo vuoi salutare? Certo. Professor Delicio, tanti auguri, grazie di tutto quello che fa. Ho saputo della grande festa ai 70 anni mi pare del CUS, ancora auguri e buon lavoro. Voglio anche dire che qui abbiamo anche la presidente del Phil Walking, che è l'istituta, la CESE, che sarà premiata come società, che loro vanno a fare queste gare a favore dell'UGI. Perciò ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a queste manifestazioni. E in bocca al lupo al presidentissimo Piero Proglia. E grazie a GRP, grazie a Eugenio e a Giovanni, grazie a tutti. Bene, Riccardo, hai sentito... Permettimi di ringraziare l'amico Proglio per quello che ha dato lui, del tempo che ha dedicato e ha regalato a noi dirigenti e a tutta l'atletica piemontese. Davvero grazie Proglio, e sono molto contento di sapere che non abbandonerai definitivamente, ma che continuerai a lavorare e cercare di costruire qualcosa per altri con l'atletica leggera. Davvero grazie. Abbiamo sentito dalla dichiarazione del 2000 che i tuoi rapporti con la FIDA, specialmente nazionale, non sono sempre stati idilliaci. E, tra l'altro sei stato eletto recentemente consigliere nazionale, subito l'elezione è stata seguita poi dalle dimissioni poco dopo. Non so se... Le persone che non mi vogliono bene hanno detto che avevo fatto qualcosa di male nei confronti di Giomi. Devo dire che invece con Giomi ho un ottimo rapporto. Ho dovuto fare una scelta di vita tra stare nella famiglia del CUSI, perciò sport universitario, o FIDAL, perché purtroppo non è compatibile. E devo dire che ho fatto una scelta
di vita mia personale, perché mi sento fortemente legato allo sport universitario. È 40 anni che sono il custodino e non potevo non pensare di fare il consigliere federale a livello nazionale per promuovere lo sport universitario in tutta l'Italia, in tutte le università d'Italia, e sapere che comunque continuerò a lavorare con la mia sezione di atletica leggera a Torino per l'atletica leggera. Perciò questo mi, insomma, credo che purtroppo oggi quello che manca allo sport italiano sono dei dirigenti seri, validi, e sono convinto che il futuro passa proprio per la formazione di giovani dirigenti. Però anche a livello regionale come sono i rapporti? Perché so che nelle ultime elezioni avevi simpatia per un candidato. No. Sicuramente abbiamo costruito un progetto con il professor Tirletti, che si era reso disponibile, una persona seria, credibile, che ha fatto la storia anche dell'atletica piemontese gestendo la C-Sport e che facendo anche il responsabile nel comitato regionale con Franco Aresa, aveva fatto, insomma, la storia dell'atletica la conosceva bene. Naturalmente, come tutte le competizioni, ha vinto il migliore, credo. Oggi il nuovo comitato sta lavorando per l'atletica, noi del Custodino siamo una società, mi auguro di essere trattato come una società storica dell'atletica leggera piemontese che continua a lavorare, perché qui approfitto per ringraziare tutti i tecnici del Custodino che stanno facendo un lavoro straordinario ricostruendo l'attività giovanile con allenatori come Crepaldi, che hanno dimostrato di essere capaci tecnicamente e di portare atleti alla nazionale. Perciò, insomma, stiamo continuando a lavorare per l'atletica italiana e devo dire che oggi quello che mi gratifica è sapere che in tutte le strutture tecniche del CUS ci sono atleti e allenatori di altissimo livello. Questo, insomma, ci lascia ben sperare per il prossimo futuro. Domenica scorsa si è svolta la 9 miglia di Natale organizzata dalla Giannone Running e abbiamo delle immagini che testimoniano questo buon successo. Diciamo che un buon successo, perché sono 542 podisti, tutti con il loro chip e col loro tempo. Poi però c'erano anche 500 podisti o camminatori, come si suol dire, sulla distanza più corta. Per la cronaca, sul traguardo i primi arrivati sono stati Andrea Feltrin davanti a Bruno Pasqualini e Elio Pagnutti, mentre tra le donne la prima è stata Tariqua Fissea davanti a Fabiola Conti ed Elisa Rullo. Bene, prima avevi accennato, Riccardo, all'organizzazione alla quale tieni molto, la Just the Woman I Am, che è una non competitiva a scopo benefico. Questa è a scopo benefico, questa che stiamo vedendo, a favore dell'associazione donatori midollo osseo, e mentre la tua ha, diciamo così, una donazione analoga, perché si parla sempre del tumore comunque. Direi che intanto quest'anno, l'altro anno abbiamo avanzato 33.000 euro che daremo all'Università di Torino, al Politecnico di Torino, per finanziare un progetto di formazione dei ricercatori torinesi. Io credo che questo sia un'evoluzione del sistema. Perché? Perché comunque dall'università, dal Politecnico, nascono le sperimentazioni, nascono i progetti di ricerca, e questo mi onora, perché vuol dire che ancora una volta lo sport costruisce, lo sport concretizza con delle energie anche economiche, ma non solo con energie, perché questa attività poi alla fine fa entrare nel meccanismo della gente l'idea che lo sport è qualcosa che fa bene a se stessi. E allora in questo senso io sono molto contento quando anche gli organizzatori si evolvono cercando di creare delle combinazioni tra sport e qualcos'altro. Credo che in questi ultimi 10 anni da Torino sono partite moltissime iniziative, e ancora una volta questo territorio è fecondo di iniziative che poi alla fine in giro per l'Italia quando mi incontro mi dicono complimenti a tutti, e credo che questo serva a continuare questo iter, e sono convinto che siamo sulla strada giusta. Ecco, stiamo vedendo delle immagini nel nuovo Parco Dora, e tu che sei diciamo di casa al Parco Ruffini, mai pensato di organizzare un qualcosa a scopo benefico, comunque anche tanto per così essere utili, veramente utili, in quel parco lì che è godibilissimo, dove altri ci hanno addirittura fatto dei tracciati? Devo dire che siamo presi da mille situazioni organizzative. Ultimamente abbiamo
collaborato con tantissime associazioni e fondazioni per la, insomma, recuperare un po' di energie economiche e aiutare nell'organizzazione. Perciò, insomma, a volte non appariamo come organizzatori, ma siamo sicuramente, partecipiamo nell'organizzazione di eventi che casomai organizza le Molinette, organizza il Sant'Anna, organizza il CTO, organizzano fondazioni benefiche. Beh, credo che anche questo fa parte di un sistema, di una società come la nostra, perché mettere a disposizione la struttura con uomini, con volontari, con uffici stampa, insomma, è un impegno anche questo. Ecco, tutti ti identificano ovviamente con l'atletica, presidente del Custorino Atletica, però il Custorino c'ha, abbiamo detto già prima, 23 discipline. Sì, devo dire che abbiamo anche un'attività per disabili molto molto interessante, che non evidenzio mai, perché a volte queste cose si devono fare senza apparire troppo. Però devo, insomma, dire che adesso abbiamo già 5-6 campioni che fanno attività agonistica col CIP e abbiamo dei progetti con l'unità spinale unici in Italia che fanno funzionare anche dei tecnici molto qualificati. Devo dire che parliamo sempre degli atleti, ma avere un tecnico che si è formato al CUS, che sta lavorando al CUS, che è andato a Rio ad accompagnare i suoi atleti disabili, e vi posso garantire che un tecnico di un'attività disabile non è come un tecnico normale, perché deve pensare al trasporto degli atleti, deve pensare ai bisogni dell'atleta, deve pensare a vestire l'atleta. Cioè, credo che questi ragazzi che si dedicano come tecnici al mondo disabile vanno davvero gratificati e ringraziati tutti i giorni per quello che fanno. Sono volontari? A volte sono volontari, ma noi fortunatamente abbiamo anche un ragazzo che si è laureato in scienze motorie, che fa di mestiere l'allenatore dell'attività disabile al Custorino e con la federazione. Perciò noi abbiamo il dovere come dirigenti di formare anche dei tecnici che abbiano dei valori che poi possano essere riportati alla società tramite lo sport con i giovani e i meno giovani. Bene, aspettateci un minutino di promozione e poi quarta parte. Ben ritrovati, quarta e ultima parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 21 dicembre. Venerdì 6 gennaio, prossime gare ovviamente, a Venaria, potremmo mandare una clip del cross che leggerò dopo, è il cross del Malgras a Rivarolo. Si disputerà questo cross, del quale vedete le immagini, si disputerà domenica 8 gennaio a Rivarolo, seconda riedizione del cross del Malgras, una gara WISP organizzata dal team d'Urbano Gas Energy. È una prova del circuito canavesano, prima partenza alle 9.30 nel parco del castello di Malgras in via Maurizio Farina, e poi c'è anche una gara a un cross di Verrone della federazione. Però dicevo prima, venerdì 6 gennaio si apre l'anno e la stagione di cross con la prima edizione del cross dei Re Magi, una competitiva approvata FIDAL e WISP che si corre nella Mandria presso la Cascina Brero, l'ha presentata mercoledì scorso l'avvocato Luigi Chiappero. Per informazioni, comunque informazioni dettagliate, Equilibra Running Team. Bene, abbiamo visto queste immagini, è un bellissimo cross, ve lo raccomando. Però a Riccardo Delicio vorrei ricordare che anche il Custorino organizzava un cross che è stato anche assunto a importanza nazionale, perché nel 2007 al Parco Colonnetti, che allora era ancora, diciamo, da definire, stava sbocciando, si era organizzato il campionato italiano Master, e qui abbiamo anche delle immagini proprio di in quella data. E
ritornerà il Parco Colonnetti? Beh, intanto permettimi di ricordare che abbiamo organizzato insieme alla federazione il campionato del mondo di cross al Valentino, che ancora oggi ricordano tutti. E il cross del Buon Natale è stata una bellissima esperienza in un parco che è poco conosciuto della città. Oggi la circoscrizione 10 è cambiato molto, è diventato un quartiere molto interessante, e devo dirti che il sentimento di un cross dove davvero chi fa i cross vuol dire che ama l'atletica, vuol dire tante cose come esperienza, potrebbe essere molto interessante riproporlo. E, insomma, credo che con il comitato regionale andremo a parlarne prossimamente, e mi auguro di trovare la sintonia per poter fare un campionato credibile, serio, con tutta la struttura CUS, dove abbiamo spogliatoi, abbiamo l'impianto CUS, abbiamo un parco splendido, molto vicino alla città, molto vicino all'autostrada, insomma. Sicuramente. 10 anni fa già era già attrezzatissimo, era una logistica magnifica. Perciò penso che 10 anni dopo penso che sia ancora migliorata, di certo, tracciato anche sicuramente. Ti prometto che penseremo come custodino di poter pensare di riprendere questa splendida tradizione che era interessante. Lo prendo proprio come una promessa, anche perché il cross sta prendendo sempre più piede, infatti lo vedi, già 10 anni fa c'erano questi arrivi, queste partenze, questo è stato un campione italiano del Saluzzo. Questo era Brignone, il nostro Brignone, ex atleta del Custorino. Altro esatto, che. Allora però non era Custorino. Tu, a parte tutti questi bei progetti, hai dichiarato che hai 2 sogni nel cassetto: un impianto dentro il parcheggio del Politecnico e spazi adeguati nel futuro campus di Grugliasco. Bene, su questa è una bella domanda, perché col Politecnico siamo in trattative, stiamo cercando davvero di convincere, perché ormai ci siamo, che creare uno spazio sportivo all'interno del Politecnico può essere molto interessante per lo sviluppo del Politecnico stesso come qualità di servizio allo studente, e rendere internazionale questa opportunità. Torino ormai ha il 45% degli studenti che vengono da fuori, poter pensare di promuovere il Politecnico grazie anche ai servizi sport può essere molto interessante. Ma invece reputo, e questa è una notizia in anteprima, credo che non sappia pochissimi anche del direttivo del Custorino, durante la cena del settantesimo del Custorino, al tavolo avevo Giomi, che è venuto alla nostra ricorrenza, perché è delegato anche da Malagò a rappresentare il CONI nazionale, e avevo insieme con me anche i 2 rettori. Abbiamo parlato proprio dell'impianto da sviluppare a Grugliasco, in questo polo dove porteremo altri 7-8 mila studenti dell'Università di Torino, e in questo polo sportivo il mio sogno è creare uno spazio indoor per l'atletica leggera che possa essere utilizzato, perciò lasciatemi dire, similare al tunnel della Seasport, un impianto indoor che abbiamo usato tutti, cercando di renderlo molto moderno, con la possibilità di dividerlo in palestre e utilizzarlo il sabato e domenica e il pomeriggio per l'atletica leggera. Questo è il mio sogno da uomo dell'atletica leggera, non è un sogno avveniristico, è un sogno che si può concretizzare, naturalmente ognuno deve fare la sua parte, anche la Federazione Italiana di Atletica Leggera, e questo ci permetterà di avere un polo sportivo di alta qualità, dove si può fare ricerca, dove si può fare innovazione, dove si collocherà la facoltà di scienze motorie, e vi posso garantire che insomma siamo molto avanti nel progetto, e potrebbe essere che nel giro di 2-3 anni questo sia realmente costruito. Ho incontrato anche aziende disponibili a rendere questo progetto operativo, e perciò insomma direi che oggi non voglio più parlare di un sogno, ma di affinare il progetto, che può essere più o meno legato a questo discorso di un tunnel indoor utile per l'Università e il Politecnico di Torino. Ecco, io mentre parlavi mi sono premurato di far vedere in anteprima la locandina che annuncia che Just the Woman I Am si svolgerà il domenica 5 marzo.
Piazza San Carlo. Beh, ieri abbiamo superato le prime 1000 iscrizioni. Mamma mia, prima e sono solo qualche giorno che abbiamo aperto le iscrizioni, perciò mi auguro che questa volta anche tutto il sistema atletica torinese, piemontese faccia vedere la sua presenza, perché noi dell'atletica leggera siamo l'essenza dello sport in tutte le sue parti. E reputo l'atletica leggera la base di tutti gli sport e la corsa in particolare, perciò l'attività fisica parte da una corsa amatoriale. Non vuole essere una domanda cattiva, ma scaramantica piuttosto, mai pensato di passare il testimone? Sei giovane, sì, no, assolutamente, già fatto, nel senso che col direttivo del Custodino abbiamo deciso che in questi 4 anni cambieremo qualche figura del direttivo e nei prossimi, negli 8 anni dovremo individuare un presidente che possa avere relazioni con le istituzioni, con le federazioni, con il territorio, perché credo che anche il nostro ambiente deve essere condotto da persone che abbiano sentimenti, voglia e opportunità di sviluppare un Custodino moderno. Bene, penso che qualcuno abbia notato che ho la cravatta del Custodino. Il Custodino ha festeggiato il 70° anniversario dalla fondazione e questa è il 15° anniversario della mia appartenenza al Custodino. Sono entrato chiamato dal mitico comandante Cesare De Matteis e da allora non ho cambiato più bandiera, perciò non è piaggeria, ma è semplicemente anch'io c'ho il mio anniversario. Bene, io ho una cravatta che è la cravatta dei 70 anni del Custodino. Questa è la prima cravatta che Primo Nebbiolo ha fatto con gli stemmi ancora ricamati. La tua è quella moderna stampata. Io oggi mi permetto di darti e omaggiarti questa cravatta del 70° che avranno solamente le persone che hanno partecipato molto alla cerimonia, e con le altre, le persone che hanno i valori che si legano molto al Custodino. Chi non avrà questa cravatta, evidentemente questi valori non li ha espressi a pieno, perciò insomma dovrà solo pensarla. Perciò davvero grazie per quello che stai facendo per l'atletica leggera, per lo sport in generale. E tutti i tuoi collaboratori, devo dire anche con emozione, perché ripeto, adesso faccio ridere tutti, noi a 76 anni, quasi 77, io e mia moglie pensiamo sempre al futuro, no? Allora, lei si è preparata la camicia, tutto da mettersi, no? Quando arriverà la partita. E io ho anche il mio completino, calze bianche e la tuta del Custodino. No, davvero, mi emoziona, davvero. E questo gli ho detto scherzando a Sebastiano Spina, però è la verità. Mi spiace, questa la metto, però non la metto lì dentro. Allora, sicuramente questa è una battuta, mi piace dirlo, allora a questo punto io ti prometto che un memorial lo facciamo. Bella questa cosa. No, perché si scorge che si promettono, poi non no, si no, mette. No, non ti confondere. Bene. Io non so quanto manca, Mauro dovrebbe dirmi quanto manca niente, manca il tempo proprio per gli auguri. È stata una puntata bella, sono contento di aver chiuso quest'anno così, ci sarà ancora una puntata il 28 ovviamente, però inizia con il meglio di Piemonte in Corsa, ci saranno 2 puntate durante la quale manderemo i blocchi selezionati dalla regia a loro giudizio. Mi permetto solo di suggerire la prossima puntata, il 28, il primo blocco, ricorderai tutto dedicato a Praturlon, che è mancato a 71 anni in disgrazia insieme all'amico Roberto Rolfini, morto in montagna. E, almeno l'unico omaggio che posso fargli volentieri è per questo amico che è morto in modo molto tragico. Per tutto il resto ringrazio Riccardo Delicio e lo ringrazio molto. Auguri a tutti. Per questo bellissimo regalo, e vi do appuntamento in diretta, diciamo così, per l'11 gennaio del prossimo anno. Vi abbraccio tutti in un abbraccio ideale che vi unisce tutti. Siate felici nonostante tutte le notizie che ci propina
per tutti i giorni i telegiornali, tutti i telegiornali che purtroppo non parlano di bello ma parlano di brutto, beh, comunque non pensateci, passate la fine dell'anno e l'inizio dell'anno magari, per chi lo può fare, correndo. E ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino. Notte.